Allora, eccolo qua, l'ammortizzatore sottosella tolto dalla sella. Ok, quindi ok, vediamo come è fatto l'ammortizzatore sottosella, questo qua, quando è tolto dalla sella. Fantastico, qui praticamente c'è questo gioco di ammortizzatori che fa sì che la seduta è ammortizzata, cioè non è la ruota che è ammortizzata, ma in realtà il corpo di chi sta sopra risulta ammortizzato in un modo fantastico. Andiamo a prendere qualche macro, lo vediamo com'è. Riporto nella scritta NCX. Oltre a funzionare bene, ad essere molto comodo questo canotto ammortizzato, è molto semplice da montare perché ha delle molle che permettono di fissarlo sulla sella senza perderci tanto tempo, e poi c'è una ghiera dentata che permette di trovare la giusta inclinazione. Okay. Questa scritta qua su un tour va davanti, perché se lo si monta al contrario non ammortizza più, rimane fisso. Allora, semplicemente si allarga un pochino da farlo entrare, eccolo qua. Adesso è sufficiente stringere quel tanto da regolare l'inclinazione, da fissarlo un po' per regolare l'inclinazione, e ci vuole veramente pochissimo tempo. Chi non è pratico con i canotti reggisella ci perde un po' di tempo. Questo è il meglio? Vedi, è il meglio che c'è degli ammortizzatori? Secondo me ce ne sono di molto più costosi, con dentro degli elastomeri, degli ammortizzatori in gomma, ma si parla di 250-300 euro. Qua con 100 euro, un poco meno, uno si toglie il pensiero. Vedi, adesso io posso regolare l'inclinazione come voglio, che poi lo vedo meglio mettendolo sulla bici. Rispetto all'ammortizzatore tipo questo qua, dove dentro c'è il silicone, c'è quella specie di gomma, questo qua è più adatto alle persone con un grosso peso? Che ne so. No, se il peso è tantissimo va a fine corsa, però... Io peso 104 kg, quindi lo mando a fine corsa. Insomma, no, ho visto che tu ti sentivi che andava a pacco sempre. No, mi sentivo molto bene. Il difetto, chiamiamolo così, che può avere è che la posizione, quando lui lavora, che ammortizza, la posizione della sella si arretra leggermente, magari si perde un po' la postura, però non siamo in gara, insomma, no? Ci interessa la comodità. Quindi io trovo la giusta inclinazione adesso, che dovrebbe essere così. Perfetto, vado a stringere, è finita. È vero, si dirà indietro. È molto veloce. Al momento che ammortizza, il sellino indreggia di 3 cm più o meno all'incirca, e quindi cambia la postura, ma in quel momento quasi fa piacere, sembra quasi di sta a cavallo. Chi è maniaco dice che perdendo la posizione disperdi l'energia, rendi meno, insomma. Quello è per i ciclisti, sì, quelli là, professionisti. Poi questo peserebbe per essere montato su una bici di queste ultraleggere. Sì. No, questo è pensato per chi usa la bici come mezzo di spostamento. Ecco, prova un po' a vedere se va bene.